Io. Oggi papà si è shoppato, visto che lui è un vero fan. Ciao ragazzi, mi sono comprato la stessa maglia. Hai shoppato la stessa maglia? Si vede che tu sei proprio un fan. È meglio così, dai. Così abbiamo cambiato anche lui. Sì, ma mica io lo cambio. Ma ragazzi, i veri fan, ragazzi, se voi siete ancora più fan, dovreste sapere vi vorreste shoppare i capelli, i pantaloni e la maglia uguale alla mia. Cioè, tutto quanto uguale alla mia. Piano piano ci arriverò. E piano... Ok, mo dimmi una cosa, ma... In questa casa ci potrebbe venire un ospite. Sì, tutti i fan che arrivano hanno un divanetto e poi per essere più comodi li invito pure a stare nei miei. Questo è quello è il vostro, oppure potete stare o sul mio oppure sull'altro mio. Anche sul mio. Allora, se qualche fan vuole entrare a far parte, basta che va, si iscrive al club, che noi del club siamo, come lo vedete scritto in testa, unicorno fantasy. Comunque io sto chiedendo da mesi e mesi a tutti i giocatori di Horse Riding che vedo, siete dei fan, per incontrarvi, ma nessuno mi risponde mai. Vabbè, dai. Mi canto questa cosa. Prima o poi risponderanno. E sì, comunque, se vedete, se mi potete riconoscere perché avete il mio nome sulla scritta, cioè Caitlin Cinders. Mi chiamo, e ricordatevelo, così se mi incontrate su Horse Riding, mi guardate subito, mi correte col cavallo, perché io starò sempre a cavallo. Lo sapete che io sono sempre a cavallo. Okay. E dite, sono un fan, e potete leggere qua, così ve lo potete ricordare in ogni video. Ok. Caitlin Cinders è sotto scritto Unicorno Fantasy, perché è il mio club. E l'ho invitato a lui nel club, perché altrimenti non potevamo stare insieme. Ah, vi potete pure scrivere e fare la richiesta al club, non c'è bisogno di essere invitati. Va bene, dai, cosa facciamo ora? Dove andiamo? Andiamo qua, si chiudiamo la porta. Qua guardate, c'è un'amaca bellissima, a fianco una pianta. Tu non mi sembri più, cioè, sembri un'altra con questa maglietta, però vabbè. Ho cambiato anche il pantalone, hai visto? Sì, ora somigli un po' di più a me. Se tu scappi però... No, voglio capire dove vuoi andare. Eppure io voglio capire dove. Saltiamo da qualche parte e andiamo. Io salto sul cespuglio e poi mi voglio buttare. Dovevi prendere fiato. Hai preso prima fiato? Sì, prima sì. Di saltare. Beh, fatto bene. Andremo in dettaglio per affogare come stavo per fare io. Stavo facendo una brutta fine. Wow, sono salito sopra il pizzo della montagna. Come hai fatto? Non sono salito la montagna. C'è un albero. E lo so. C'è un albero. C'è un albero bello grande. Ok. Andiamo da qualche parte? Volevo vedere se potevo aprire quel salto, però vedo prima l'aria perché adesso... Ragazzi, qua c'è un tavolo. Guardate, riesco a salire! Non si riesce a salire! Ma la pista. Hai paura che c'è? Non c'è niente. Io sono salito. Aspettate che sto pure.
Beh, potete... Baba, sali con me. Assomigli, credo che un fan già si farebbe tutto quanto... cioè, vorrebbe entrare nel mio club. Sì. Se mai riuscire a salire sopra questa casa qui, per vedere cosa c'è. Beh, si può fare. Guarda, c'è un... questo che cos'è? Un fuoco? Sì. Non cambia il colore questo fuoco? Sì, è vero. No, penso di no. È andata giù? No. Ah, quella si trova giù, mi credevo che stava qua. Ok, qua che ci sta? Non c'è niente? Dove stai? Ecco, l'ho messo rosa. Oh, come fai a salire? Aspetta. Non si sale, vero? Non c'è niente che fai lì. Non si porta più sopra. No. Solo con il cavallo, quindi puoi andare con il cavallo. Ma si può salire in due sul cavallo di Osterling? No. Ma perché su Osterling siamo secchi secchi? Dove stai? Vado a prendere il cavallo, facciamo un po' tempo col cavallo, dai. Come io non riesco a salire. Tu devi salire! Chissà di dietro quell'altro cavallo. Allora perché ci sta sempre? Se non c'è una. Se non c'è una mamma, perché c'è una sella? Quella mi sembra una piscina. Ma io non posso venire giù così. Buttati! Scendi da cavallo e buttati! Dove stai? Qui vicino a questa roccia. Sì, sì? Chiama, chiama. Eccolo! Buscinetta. Io non mi butterei tutta quanta, può affogare. Era una camminata quella. Qui ci sono delle pulcongre. Sono caduto in acqua. Bene. Non avevo preso nemmeno fiato, cioè altri 3 secondi e stavo per morire. Ok, prendi il cavallo, dove stai? Dove andare a finire il cavallo? Tu dove stai? Qui. Io sto sempre a quella vicina. No, vieni qui. Qui dove? Ragazzi, ai fan che vengono ci possiamo fare pure lo screen. Cioè che io mi sta faccio lo, il mio screenshot, cioè che sarebbe una foto così mi posso ricordare di aver visto un fan. Vedi, ci sali a cavallo tu? Ora? Ricordati che non puoi nemmeno saltare lì. Ok, andiamo il cavallo e vengo. Un attimo che faccio fare un bagnetto pure mio. Cavallo, prendi il primario. Adesso ci buttiamo in acqua! Dove stai? In una piscina. Aspettate. Ok. Ragazzi, mi stavo dicendo che se voi venite nel mio mondo che poi io ne creo. Che poi venite un poco da me, io chiamerò. Scaricatevi Orse Reading così potete avere l'amicizia almeno su Orse Reading, perché se non lo avete, beh, non potete avere la mia amicizia. Ehi, piccoletto! Coniglietto, non vai via. No, vai via. Comunque, poi se venite nel mio mondo oppure già avete Orse Reading, io mi faccio la foto con voi. Se solo venite, aspettate che ora vi faccio una foto. Così.
Ecco, me la sono salvata. E così ogni volta che voglio, mi voglio ricordare, ogni volta che voglio vedere, vi lei mi farà uno scriccion. E così potete potete stare pure con me. Sì, è carino. Da oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Aspetta, prima di concludere il video voglio vedere una cosa. Se almeno